Siamo solo a sentire Bruno, ma tu che ne pensi invece, Bruno? Ha in testa una nuova vita, Renzi? Ma Renzi è imprevedibile, può pensare una nuova vita, adesso si dice che stia pensando a fare questo partito di centro. Guarda, lui ha sempre... Guarda, lui quando era stato appena eletto presidente della provincia, mi mandò un libro chiedendo di essere invitato a Porta. Prima all'inizio. Quando stava alla presidente della provincia di prima Firenze, diventare prima sindaco, eccetera. Questo libro mi è stato, l'ho detto ad un'amica che me l'ha dato con 4 anni di ritardo, quando lui era già segretario del Partito Democratico, perché se ne era dimenticato. Ma per dirti come lui già da presidente della provincia, appena eletto presidente della provincia, pensava alla sua carriera politica. Adesso non so che ci abbia in testa. Certo il 2% gli sta stretto. Adesso non so che cosa farà, ma io non mi meraviglierei se domani, come fa capire Luciano Fontana, sbaraccasse tutto e andasse non so dove, insomma, a fare che cosa. Allora, veniamo al Quirinale fra un momento, però, perché dopo la pubblicità, perché appunto bisogna capire cosa succede in questa difficilissima partita. Che c'è in testa Renzi? Sapete che si dice Berlusconi potrebbe essere l'ultima beffa di Renzi? Voglio mettere Berlusconi al Quirinale. Fra pochissimo.